Vediamo un attimino di rispondere al commento che ha rilasciato e che dice così. Ottimo contenuto, continua così, grazie. Per chi ci vuole capire qualcosa partendo da una bassa esperienza. Il video è molto istruttivo, grazie ancora. Ci vorrebbe un video dove si spiega come affrontare il raggiungimento di un buon compromesso tra ingresso e percorrenza curva e nello specifico come utilizzare l'acceleratore nelle varie fasi di approccio in questo frangente. Modulabilità del piede in fase di ripresa e controllo di gas in accelerazione e della forza sul pedale del freno come correzione o stabilizzazione in fase di cambio di direzione. I nostri video sono orientati e riferiti particolarmente, anzi, unicamente a chi desidera iniziare in questo sport. E qualunque sia la tipologia di kart in uso, l'importante è quello di crescere gradualmente e di cercare di capire con le proprie cognizioni quale possa essere il metodo migliore per migliorare in tutti i sensi. Abbiamo visto che il miglioramento considera un lato guida, proprio di perfezionamento della guida, e un lato tecnico, ovvero quello di approfondire le conoscenze tecniche quando è opportuno apportare modifiche alla configurazione del mezzo e anche ai materiali da utilizzare, sempre con lo scopo di migliorare e di creare una finitura del nostro risultato. Il risultato in primis è dettato da una guida tale che nel tempo, gradualmente, ci consenta di abbassare quel benedetto numerino che noi troviamo sullo strumentino che ha al volante, che riguarda il tempo sul giro. Quello è l'obiettivo principale, ovvero con il kart settato in maniera standard, inizialmente, come già detto anche in tanti altri video, dobbiamo cercare di inanellare giri su giri con la massima tranquillità e gradualmente aumentando il ritmo nel tempo, non la prima giornata, ma perseverando nei nostri allenamenti, in modo da cercare di abbassare costantemente il tempo che impieghiamo a fare il giro di pista, qualsiasi sia la pista. Inizialmente sull'asciutto è opportuno, poi dopo su esperienze sul bagnato si possono fare in seguito. Il video trattava qualche accorgimento, diciamo, da adottare sul bagnato, però generalmente a livello iniziale è sempre meglio capire la situazione in un contesto tranquillo, non trafficato, non particolarmente trafficato e con l'asciutto. È bene anche valutare aiuti esterni, ovvero da parte di persone più esperte che si prestano per darci dei suggerimenti e di fare critiche e osservazioni in quello che stiamo combinando come principianti. Ben vengano i suggerimenti da parte di persone più esperte, da piloti più esperti, perché no? Però la guida non è uno standard, ovvero quella determinata cosa si fa così. Il suggerimento va bene, però deve essere constatato e analizzato dal soggetto che sta provando, perché esistono dei contesti di guida in cui un pilota si esprime in un modo e un altro pilota si esprime in un altro, nello stesso passaggio. Quindi non è semplice dare indicazioni standard, ovvero quella cosa si fa così. Diciamo che può essere un'impostazione generica, generale, però i vari accorgimenti da adottare nella guida dipendono da tanti fattori, proprio dalle proprie caratteristiche e dipendono anche da come si è più o meno bravi a settare il kart in maniera che quel determinato tratto si riesce a percorrerlo in un certo modo piuttosto che un altro. Non è semplice dare indicazioni precise e, ripeto, standard, perché
è impossibile. La guida è un carattere soggettivo, personale. Ciascun pilota ha la propria caratteristica, il proprio tipo di guida e il proprio e la propria personalizzazione per quanto riguarda la percorrenza di un certo tratto. Il compromesso tra ingresso curva, centro curva, uscita curva e altri comportamenti che consentono di valutare il risultato che noi otteniamo è probabilmente da analizzare in proprio, ovvero sì, carpire i suggerimenti esterni, però mettendoli in atto e analizzandoli in proprio. Cioè sì, effettivamente si fa così, però questa cosa l'ho provata così ma non mi viene. Che naturalmente è sempre un tipo di analisi che è possibile dopo un certo periodo di tempo, cioè dopo una certa esperienza iniziale, per concretizzarsi e rendere possibile un'analisi di quello che stiamo combinando. Inizialmente bisogna cercare di essere puliti nella guida, di non commettere errori e di commetterne sempre meno, con lo scopo di perdere meno tempo possibile in ciascun tratto della pista, che questa perdita di tempo può essere dettata da un errore di cambiata, una scomposizione per quanto riguarda le derapate, qualsiasi istante in cui il kart si scompone dalla propria traiettoria è una perdita di tempo. Dare il gas qui, togliere il gas là, la marcia, il rapporto giusto, è tutto un insieme di fattori che il principiante inizialmente non può pretendere di conoscere, ma deve mettersi in condizioni, perseverando negli allenamenti, di arrivare ad analizzare in proprio la situazione e confrontare le proprie cognizioni con i suggerimenti che vengono dati e fare riferimento a piloti più esperti che siano in pista quel giorno, in modo tale da considerare non solo in valore assoluto il tempo che ci si impiega a fare il giro di pista, ma il gap tra noi e il pilota esperto. Quel giorno tra noi e lui c'è un secondo? Bene, vediamo se la prossima volta tra noi e lui ci sono 7 decimi, oppure un secondo e mezzo. Significa che la cosa sta quadrando o non sta quadrando, allora analizzare in proprio quali sono gli errori che si commettono e naturalmente se il tempo passa seduti su a questi oggetti ci si rende conto col tempo dove si sta sbagliando e dove si sta perdendo tempo e come. Ecco che allora è tutta una conseguenza di cognizioni per cercare di migliorare il più possibile. Può essere opportuno anche approfittare di vedere e di considerare tanti video che sono disponibili anche sulle piattaforme più comuni, video on board di campioni, osservando come si comportano, come si gestiscono, come fanno, dove danno il gas, dove lo tolgono, dove frenano, tutti i vari particolari che ci possono interessare, vedere come fa, come si gestisce. Cioè, sicuramente da questi video on board si ottengono indicazioni molto utili e naturalmente si farà anche caso no, che inizialmente non possiamo neanche sognarci di esprimerci in quel modo, cioè, ovvero possiamo certamente fare paragone con un campione, però diciamo che l'obiettivo è quello, no? L'obiettivo è quello e nel tempo, gradualmente, dobbiamo cercare di partire dalla nostra situazione iniziale, puntando nel tempo, senza avventarci troppo nel rischio e nello strafare, per renderci conto che quello è l'obiettivo, lo stile che dobbiamo adottare.